Allora, adesso andiamo ad interpolare i nostri dati. Io solo detto che noi avremmo interpolato i nostri dati con le curve di Gumbel, ma non vi ho detto come fare. Esistono vari metodi per fare questa cosa. Esistono vari metodi e uno di questi si chiama metodo dei momenti, che è quello che andremo a vedere per primo, poi un metodo che si chiama metodo della massima verosimiglianza, che è quello che andremo a vedere per secondo, e il metodo dei minimi quadrati, che è quello che andremo a vedere per terzo, non nell'ordine in cui li ho messi lì. Quello che noi supponiamo è di avere un insieme di HN misure di altezza di precipitazione, anche se poi nel fare alcuni calcoli io passerò a mostrare, ad usare la variabile X invece di A. In che cosa consiste il metodo dei momenti? Il metodo dei momenti consiste intanto nel considerare i momenti del campione, per esempio la media mu e la varianza sigma quadro dei miei campioni di dati la so calcolare mediante algoritmi che vi ho presentato alcune lezioni fa e che peraltro voi conoscete dalle elementari, per così dire, da quando avete consapevolezza matematica nella vostra vita. Potrei avere anche dei campioni successivi. Tipicamente qui con la curva di Gumbel ho una famiglia di curve biparametrica, cioè due parametri. Per determinare due parametri dovrò ragionevolmente impostare tante equazioni quanti sono i parametri. Se fossero delle equazioni lineari, due equazioni, due parametri. Un parametro, un'equazione. In particolare, curva di Gumbel, due parametri, due equazioni. Col metodo dei momenti, quindi applicato alla curva di Gumbel, che cosa faccio? Vado a calcolare media e varianza, i primi due momenti della curva. Il metodo, peraltro, prescinde dal fatto che io sto ragionando sulla curva di Gumbel, perché se avessimo una curva gamma, una curva gaussiana, o un'altra distribuzione, l'altra volta avevamo visto la distribuzione binomiale, per esempio, perché nessuno di noi si ricorda più che forma ha esattamente, ma comunque avevamo visto che aveva questi due corni nella distribuzione 0,1. No? Qualsiasi distribuzione io abbia, se ha due parametri, vado a considerare i primi due momenti dei campioni e poi assumo che i momenti dei campioni siano uguali ai momenti della popolazione. Quindi, cosa vuol dire i momenti del campione siano uguali ai momenti della popolazione? Facendo seguito a quanto ho detto prima, questa è la definizione, per esempio, dei primi due momenti in una generica distribuzione, di un momento, il tiesimo momento, centrato in questo caso. Se metto 2, questa è la varianza. Varianza definita su una curva di distribuzione di cui io conosco la forma analitica. Se è una funzione fatta bene, o se magari anche una funzione trascendente, ma comunque fatta bene, io qui ottengo un'espressione. Per esempio, prima nel caso dell'equazione di Gumbel, io avevo visto che il primo momento della mia distribuzione era uguale a che cosa? A B gamma più A, dove A e B qui sono indicati collettivamente con la variabile theta. Allo stesso modo, nel caso in cui metta 2 qui, secondo momento, nel caso della curva di Gumbel, so che questo integrale qua, dove qui sostituisco la PDF di Gumbel, è uguale a che cosa? È uguale a pi greco al quadrato sigma quadro pi greco quadro sesti. Quindi uguaglio praticamente le espressioni che mi escono da questo calcolo teorico, che sono una funzione dei parametri a questo punto, dopo facciamo alcuni esempi e vi risulta più chiaro, al momento dei campioni. Tante equazioni, quali sono i parametri? Questo è il metodo dei momenti applicato alla curva di Gumbel, cioè
però che io ottengo dai dati, la media dei dati del campione. Questa è la varianza del campione, questa è l'espressione analitica che io ottengo facendo gli integrali che avete visto prima. In particolare b più gamma più a, b quadro pi greco al quadrato sesti. Questi sono due numeri, pi greco è un numero, gamma è un numero, 6 è un numero, due equazioni, due incognite a e b. Le risolvo e ottengo i valori dei parametri. Facile qui, facile perché moltiplico per 6 diviso per il pi greco al quadrato, prendo la radice positiva in questo caso perché la radice negativa non è buona perché i due parametri A e B devono essere positivi. Sostituisco qui dentro il valore di B che ottengo, risolvo questa equazione della rete e ottengo A. Di una banalità eccezionale. E questo è il metodo dei momenti. Cioè, in questo modo io di tutta la famiglia di curve di Gumbel tengo la curva che ha gli stessi momenti del mio campione. Fine. Del metodo dei momenti.